Eccellenza, si può dire che la santità di cui parleremo oggi è in sostanza lo straordinario nell'ordinario. Sì, è una santità da vivere nell'ordinario, nel quotidiano, nella ferialità, perché santità, come ci ricorda Papa Francesco, prima di tutto è un dono che abbiamo ricevuto dall'alto, il nostro essere immagine e somiglianza di Dio, il Santo, che ci chiede di essere santi. La santità che portiamo impressa in noi senza alcun merito, senza alcuno sforzo. Una santità poi da esprimere nella nostra vita, nel quotidiano, attraverso il comportamento. Ma sì, io ci tengo a dire che questo è un evento che noi portiamo avanti già da 6 anni, da quando siamo venuti. Ogni anno quindi noi diciamo, ricordiamo la figura di Don Pasquale Uva. La figura di Don Pasquale Uva continua ancora oggi a essere moderna e a parlare al contesto storico di oggi. Indubbiamente, quello che ci segue nel lavoro che noi cerchiamo di fare ogni giorno in difesa dei più fragili, in difesa delle persone che hanno bisogno di una di assistenza, hanno bisogno del nostro aiuto, e lo facciamo con tutto l'amore, lo facciamo con tutta la nostra dedizione. Qualche volta non ci riusciamo, ma comunque ci sforziamo per farlo. Della figura del dottor Livatino, del beato Livatino, che cosa l'ha colpita di più, che ha generato questo interesse addirittura da farne un libro? Quello che colpisce Livatino è la sua ordinarietà, o meglio, il fatto che lui abbia vissuto in modo straordinario l'ordinario. Sbaglierebbe chi pensasse di trovare nella sua vita gesti eclatanti, sopra le righe, una ricerca di visibilità. Ecco, questa sua riservatezza, questa sua discrezione, il fatto cioè di essere consapevoli che rendere giustizia è una cosa seria, di cui si risponderà agli uomini, ma poi anche a Dio. Chiedo il perché di questo convegno molto particolare, direi. È un convegno che abbiamo pensato per rafforzare il messaggio di santità in tutti i comuni cittadini, tutti i comuni d'Italia, perché non si diventa santi solo perché si è sacerdoti o perché si vive una vita ritirata in determinati campi. Si diventa santi con la quotidianità dell'azione nel rispetto di alcuni principi. Ci è piaciuto il raffronto tra due figure che hanno seguito, proprio sono diventati santi, il dottor Rosario Livatino, santo per martirio, e Don Uva, di cui è in corso il processo di beatificazione, proprio perché loro sono state persone che nel loro agire quotidiano hanno posto a fondamento della loro azione determinati principi. Essere sindaco di una città come Biceglie, soprattutto se c'è una figura come quella di Don Pasquale Uva, ha sempre inorgoglito i primi cittadini. Continua ancora oggi a parlare alla città una figura come quella di Don Pasquale Uva? Don Pasquale Uva è l'orgoglio della città di Biceglie, esempio di una vita straordinaria guidata da una fede incrollabile e da un sentimento di carità che ha trasformato davvero non soltanto la città di Biceglie nel corso degli anni, caratterizzandola dal punto di vista della solidarietà, della generosità, dell'attenzione ai più deboli e ovviamente agli indifesi o ai bisognosi, ma anche e soprattutto continuando anche dopo la sua morte a essere esempio di una vita straordinaria dedicata al prossimo, quindi un esempio supremo di carità e di fiducia nella divina provvidenza, che noi oggi siamo orgogliosi di testimoniare e celebrare ovviamente nel 68° anniversario della sua morte.